Due giovani sposi che vogliono suggellare la loro unione con un giro in elicottero. La gente in attesa di vederli atterrare in piano centro abitato, come testimoniano queste immagini amatoriali. Sembra una normale scena di manie di grandezza che spesso abbruttisce qualche matrimonio. In realtà quella andata in scena a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, è la manifestazione dell'arroganza e del potere che legano lo sposo ad uno dei clan più potenti della zona, quello dei Mancuso. Si spiega così, secondo la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un fascicolo, il motivo per cui un elicottero abbia violato qualsiasi regolamento, atterrando e decollando più volte in pieno centro abitato. Tutto è avvenuto infatti a Piazza Castello, nel centro storico di Nicotera, per circa 3 ore interdetto al traffico. Apposite transenne hanno permesso che nessuna auto rovinasse lo scenario da cartolina scelto dalla coppia e, come nella miglior tradizione, in comune il sindaco, il direttore dell'ufficio tecnico e il comandante dei vigili urbani non ne sapevano nulla. Insomma, non vedo, non sento, non parlo.